in questo numero di Salute Magazine. San Raffaele, droni per il trasporto di materiale biomedicale. Da medici e società scientifiche, una proposta comune sui piani terapeutici. Policlinico Palermo, ricostruita l'aorta per via endovascolare. Ha preso il via la campagna di dimostrazioni pratiche del progetto Horizon Flying Forward 2020, ideato dal Centro di Tecnologie Avanzate per la Salute e il Benessere della San Raffaele, insieme ad altri 10 partner europei, per sviluppare servizi innovativi per il trasporto di materiale biomedicale e per la sicurezza tramite droni. Illustra il progetto l'ingegner Alberto Sanna, direttore del Centro di Tecnologie Avanzate per la Salute e il Benessere dell'Ospedale San Raffaele. Il progetto Flying Forward ha l'obiettivo più generale di rendere praticabile nella realtà urbana il trasporto e l'uso dei droni per altre funzioni, come per esempio la videosorveglianza. La complessità di queste procedure tecniche, organizzative e anche le implicazioni legali ad oggi è significativa, e per questo noi abbiamo realizzato questo progetto all'interno di un contesto di ricerca, in particolare all'interno della Smart City del San Raffaele, dove abbiamo testato l'insieme delle procedure, delle tecnologie di volo anche fuori dalla capacità di vedere dell'operatore sostanzialmente dove sta andando il drone, perché questa è la cosa significativa, e l'abbiamo testata all'interno della Smart City del San Raffaele, del Living Lab del San Raffaele, un laboratorio vivente che noi appunto utilizziamo per questi scopi di sperimentazione complessa, e abbiamo realizzato due scenari d'uso previsti dal progetto: uno, il trasporto di farmaci, di provette, quindi di piccoli dispositivi medicali, farmaci o altri piccoli prodotti che servono per la realizzazione del processo ospedaliero, e in contemporanea abbiamo testato anche lo scenario di videosorveglianza, che è un altro elemento di forte interesse. Questi scenari sono rappresentativi dei due estremi del progetto, quindi una logistica e una videosorveglianza, che ovviamente sono abilitanti di molti altri servizi di varia natura, che possono essere sia di uso ospedaliero che più in generale di uso in un contesto urbano. I farmaci sottoposti a piano terapeutico, dopo un anno di monitoraggio dalla prima prescrizione dello specialista per l'avvio del trattamento, dovranno poter essere prescritti senza ulteriori impegni amministrativi da tutti i professionisti medici operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. È la proposta avanzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, FNOMCEO, e dalla Federazione Nazionale delle Società Medico-Scientifiche, FISM, che hanno siglato a Roma un documento di posizione condivisa. L'obiettivo, spiega il presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli, è quello di semplificare le procedure prescrittive per i farmaci attualmente sottoposti al registro di monitoraggio e a piano terapeutico, in modo da alleggerire l'onere burocratico per i medici e rendere più agevole l'accesso alle cure per i pazienti. Insieme con il professor Gesualdo abbiamo condiviso la posizione comune tra FNOMCEO e FISM, che rappresenta 192 società scientifiche, sui piani terapeutici. I piani terapeutici sono strumenti importanti perché garantiscono l'appropriatezza prescrittiva, ma spesso diventano inutili orpelli di carattere burocratico che non consentono ai medici naturalmente di svolgere correttamente la loro attività, in quanto sottraggono tempo inutilmente per la loro ripetizione. E allora abbiamo lanciato così un appello al Ministro, che è quello di dire: modifichiamo la normativa sui piani terapeutici, facciamo sì che durino un anno e poi si applichino le note che rendono erogabili questi farmaci ai sensi delle normative AIFA a carico dello Stato, secondo i principi di appropriatezza, e diamo la possibilità soprattutto a tutti i medici di poterli prescrivere.
Per la prima volta in Sicilia sono stati ricostruiti per via endovascolare l'intera aorta toracica e le principali arterie dirette al cervello. La procedura mini-invasiva è stata eseguita al Policlinico di Palermo su un paziente di 77 anni, affetto da un voluminoso aneurisma dell'arco aortico, da Vincenzo Argano, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria, e da Sebastiano Castrovinci, dirigente medico dell'unità operativa. È la prima volta che viene effettuato l'intervento in Sicilia in questa modalità e ci ha consentito di trattare il paziente con un recupero funzionale estremamente veloce rispetto all'alternativa chirurgica. Questa tecnica, che adesso noi possiamo eseguire grazie ad un aggiornamento tecnologico che ci è stato fornito dall'azienda, riusciamo ad effettuarla con tranquillità. Ci avvaliamo di un team multidisciplinare che in cui sono coinvolti cardiologi, anestesisti, radiologi e tecnici di radiologia, e insieme riusciamo ad effettuare queste procedure in assoluta sicurezza. Investimenti su nuove tecnologie e reclutamento continuo di risorse umane consentono al Policlinico di competere con le più prestigiose realtà nazionali nell'ambito della cardiochirurgia. Il commissario straordinario Salvatore Iacolino. La cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Policlinico ancora una volta mostra competenza e professionalità con un intervento particolarmente complesso e delicato che dà la cifra di una progettualità importante che investe trasversalmente il Policlinico e che fa della nostra cardiochirurgia un punto di riferimento per l'intera Sicilia.